Ciao ragazzi, benvenuti su Canale PG Passione Games. Nuovo video, uno dei rari che posterò sul canale PG Passione Games, perché diciamo fino a che non ci sarà una cosa un pochino più delineata, non posterò tantissimi video sul PES. Però nuovo video sempre online, quindi fa seguito alla sconfitta di per 1-0 la volta scorsa. Speriamo di giocare un po' meglio e di avere un avversario. Allora, giochiamo contro la Juventus. Allora, avanti, vediamo un attimino, vediamo un po' la formazione. Voglio capire se posso anche cambiare la formazione. Allora, schema di gioco, non so se la posso cambiare. Tattiche, stile di gioco. Possesso palla, contrattacco, i giocatori tengono bisogno di... Contrattacco, passeggi lunghi, ok. Poi, io voglio giocare con questo. Poi, squadra. Qui non si può cambiare nessuno. Non si può cambiare nessuno, però io potrei mettere Verratti, che credo sia in Verratti, potrei metterlo qui, per Re. Beh, ok. E vediamo un po' i dettagli del giocatore. Condizione del giocatore, perfetto. E poi io volevo mettere... Allora, lui, perché non c'è? Dov'è qui quello che mi garba un fottio? Rafinha no. Dov'è? Non c'è? Non c'è? Ah, ecco, lui. Poi, l'altro giocatore che io volevo mettere è, da destra, lui, volevo mettere il buon... Dov'è? Hakimi. E poi Diallo e Sergio Ramos a posto di qui e questo qui. Eccoci, io lo gioco così. Ok, diciamo che siamo pronti e vai al match. Abbiamo un po' modificato. L'unica cosa che non so modificare praticamente lo schema. Questo qua c'è. Tanto si gioca Amici, un caloroso saluto a tutti diciamo, voi. queste grafiche sono uguali, ragazzi. Telecronaca, grafiche sono uguali. È il gioco. È il gioco, ve l'ho detto mille volte e ve lo ridirò. È il gioco che è un po' diverso. Condizioni perfette per E una la bella grafica è da migliorare, amici che a senza questi livelli dire professionistici. niente. E il campo, Finora vedete, sembra insieme ai tifosi finto. vorranno vedere i Quindi, loro sogni cioè, volare sono tutte alto cose che verso il comunque sia, a firmamento mio di questa avviso, splendida serata. migliorano. Quindi, Accompagniamoli il allora gioco con però, il loro ragazzi, è un slancio casino, verso il bel gioco Non è all'attacco. facile. E a me garba, perché si parte quasi tutti Che offrono le dalla condizioni stessa... a dir poco Siamo tutti eccezionali. sulla stessa barca. Supporto alla vecchia signora del calcio italiano, non viene mai meno. Pronto? Si è cominciato subito, primi tocchi di gioco. Una domanda al volo, Luca. Qual è il giocatore chiave di questa partita? Neymar, Fabio, un giocatore semplicemente incredibile. Quando riceve palla nei piedi, si ha sempre la sensazione che possa succedere qualcosa di straordinario. Nel dribbling, nella conclusione a rete, nell'assist per i compagni. Veramente un giocatore dalle Bravo. risorse Vai, su. e quasi impossibile da marcare. E guarda, stavo pensando Mamma proprio a mia. lui, è fondamentale per Mamma questo. mia. Allora. Danilo sceglie di andare per via Lo gioco. laterale, prova a giocarlo in avanti, ma non si è capito con il compagno qui. Dai, su, muoviti. Di Maria prova a velocizzare il gioco con la verticalizzazione. Ha incontrato un degno avversario, non avanza oltre. Pallone lungo in verticale. Fa valere il suo fisico e recupera un pallone prezioso. Palla riconquistata immediatamente. Il pallone per Neymar. Mbappé. Attenzione, siamo in zona per Mbappé. Oh, stavolta è andata bene a me. Bene. Questa volta mi è andata buona a me. Via, questa volta mi è andata bene a me. Come vanno? C'è stata una 1-0. deviazione Con chiarissima, il il... gol ha Sì, segnato vabbè, ha Pedro. tirato, deviazione. Questa volta mi è andata bene a me. Ecco, fotografia. Guarda che faccione. Questi ragazzi devono migliorarlo, ovviamente. Guarda che movimento brutto ha fatto Di Maria. Però sono cose queste che, a mio avviso, si modificano abbastanza bene. Il problema è se il gioco fa cagare. E tanti dicono che è gameplay, perché non ci sanno giocare, compreso io, ovviamente. Come gioco è, diciamo,
anche la grafica, hanno cercato di modificarla questa. Ovviamente queste scene fanno veramente schifo, nel senso che, guarda, praticamente avete visto, no? Messi, guardate questo gol qui, ce lo fa vedere l'avversario. Si è girato bene, non ce lo fa vedere. Si è girato bene, no? Può modificare le tante caratteristiche in realtà di una squadra meno offensiva? Ok. Io, ovviamente, ce l'ho tutti all'attacco. Una rete importante che costringe gli avversari a reagire. Ora la partita si farà più avvincente. Passaggio sulla destra. Lungo passaggio in avanti. Vai, ma può partire il contropiede. Prova Di Maria. È riuscito Di Maria. No. Se che io tira a giro. Non ha dato alla palla l'effetto che avrebbe voluto. Questo errore non da lui, specialmente su questo tipo di conclusioni. Maria. Danilo. Bentancur, autore del fallo. Ma cazzo, ma perché? Ma io lo levo, io Messi lo levo. Via, ha rotto coglioni. Si libera la grande. Vedete, tanti ragazzi non sanno giocarci. No. Ma cos'è? Ma perché? Attenzione, regalo del portiere. Dybala se ne va. Paolo Dybala. Dybala! Posizione irregolare però. Ma perché tira così? Io. Poi gioco, vabbè. Bravo. Mamma mia! Sprecato. Qui si scontra, fanno altre scontrazze. Bella apertura. Mamma mia. Locatelli. Grandissima lettura, riconquista il pallone. Ma vaci, Messi. Ma ti levo, Messi si leva ora. Fine del primo tempo si lava di torno, Messi. Che la squadra perché è inutile. Compattando abbastanza è inutile. Nella propria metà campo. Sì, Fabio, penso che vogliano sfruttare il contropiede. Sono d'accordo. Si mettono tutti attenti, una chance per tirare. Wijnaldum. Palla in avanti verso il compagno. Mbappé. Opportunità a salire. Neymar. No. Non c'è modo di aggirare il difensore. Mamma mia. Questo sta sempre dietro. Locatelli. Dai. Il Paris Saint-Germain. È sopra 1-0 e ha concesso molto poco. Stanno giocando davvero bene. Si palpa nell'aria l'arrivo della pausa. Morata. Bel tiro. Sono andati vicini al gol. Da così lontano era difficile sorprendere il portiere. Il passaggio sarebbe stata una giocata più sensata. Oh mamma, Gigione. Sulla destra. Cuadrado. Ci prova con un pallone profondo. Ma dai! Il compagno più indietro. Così senza varchi non avevano alternative. Ecco un'occasione di contropiede. Controlla la palla e inizia ad accelerare. Beh, questo è un passaggio. Realtà, questo passaggio meno discutibile. Va. Bentancur. Vai qui. Dove vai? Diciamo che se si fa un gol. Queste partite qui non finiscano mai 5-0. Là, tutte le gambe. Chiesa. Meno che tu proprio non sai il torso. Ma dove sto lì? Chiesa. La difesa lo chiude senza tanti complimenti e riconquista la palla. Ok, 1-0 per noi, dai, magari resti. Di gioco. Le squadre allora, schema di gioco. Vediamo subito, come ho detto prima. Messa a segno finora, ma la partita è ancora lunga.
La squadra sta giocando bene, c'è un ottimo movimento senza palla, i passaggi sono precisi e nessuno ha paura di tentare l'azione personale. Condizione di giocatore? Il Paris Saint-Germain. Può andare a riposo. Messi non me ne frega nulla. Tante, anche se... Sta facendo schifo e io, quando uno fa schifo, ragazzi, via, Drax. Cambio di giocatore. Ed ecco che comincia la seconda frazione di gara. Si trovano a doppiare un vantaggio di misura. Perché è così corto? Vai, se ste palle vide. Chiesa. Vede lo scatto e cerca la profondità. Prova la verticalizzazione, ma il tentativo non ha fortuna. Bravo. Di Maria. Mamma mia, mamma mia! Prova a darla profonda nello spazio. Occasione da rete. Palo. Che culo. Una conclusione non all'altezza. Dice, si può dire. Suggerimento ricevuto. Beh, credo che eravamo quasi, lo vedi? Un sospiro di sollievo. Sono stati graziati da una conclusione non all'altezza della situazione. Conclusione. No! No! Non ci credo. Come fate a tirare a tiro così? Nemmeno. No, ragazzi, nemmeno lo scarpone. Una palla vagante. Dai. In questo sport. Abbiamo preso un palo bellissimo. Quindi si è pareggiato il numero di pali, eh. Ma dai, ma come si fa a sbagliare un gol così? Mamma, quanti errori. Locatelli. Dove è l'altra? Mi sa se ne è. Allarga il gioco. Quadrado. E passa. La mette in mezzo. Bravo. Fa del suo meglio per allontanare il pericolo. Ci mette il fisico e conquista il pallone. Grande intervento. Vale come un gol. Ma butti via. Senza successo. Dybala. Perché non lo butta via? Perché non lo butta via? Mamma mia, Ciccione. Mamma mia. Pallone interessante, invece col tiro. E lo sapevo. E lo sapevo. E due ore tirava, è giusto. Errori su errori. Io triste, però. Grande sforzo di squadra per questo gol. Per liberare così bene un finalizzatore di razza. Errori. Sorvegliato speciale. I movimenti di tutti devono essere ben coordinati. Perfetta parità dunque. L'esito di questa gara secondo me sarà in bilico fino alla fine. A nessuna delle due formazioni manca il talento e la qualità per vincere. Ha spazio per provare il tiro. Dove vai? La prende piena. Quando devo tirare, tiro. Del genere può vai, vai. Pericolose anche da quella distanza. Non stavolta però. Danilo. Pallaccio. Juventus. Controtempo, fuori tempo. Va bene, poteva essere punito con il cartellino. No, non l'ha punito. Alza lo sguardo per controllare il piazzamento dei compagni. Pallone fuori davvero di pochissimo, gran peccato. Ha provato ma niente di fatto, non si darà per vinto Fabio, ci riproverà. Cos'è questo? No, ma così no, eh. Se ne va. Ma cos'era questo? Draxler. Cercano l'azione veloce. Mbappé. Il pallone per Neymar. Libera il compagno meravigliosamente. Cos'è? No, ma così non si può però, eh. Oh. Non si può così però, eh. E che cazzo, però così veramente non si può. Cioè io ti avevo tirato dall'altra parte. Qui in questa partita qui. Quadrado. Prova a spingere sulla corsia di destra. Morata. Piuttosto sfortunato. Il pallone è uscito di un nulla. Sì, veramente. Tentativo molto ambizioso, forse troppo, diciamoci la verità. Era difficile battere il portiere da quella distanza.
Palla filtrata per Di Maria. Può cercare il taglio in mezzo. Può colpire. Ma no, perché ti... Ma allora tutti i tuoi tasti. Aveva serie possibilità di segnare, peccato. Fabio, non che cazzo ti... Non occasioni del genere. Potrebbero non averla un'altra opportunità. No, senta sì. Danilo. Quadrado. Stanno facendo di tutto per vincerla. Secondo me attaccheranno fino allo scadere. Draxler. Che anticipo. Mamma mia. Futuro. Di Maria. Ha la possibilità. Colpisce il pallone. No. Porca miseria, che errore. Che errore. Tu che si va tempo su commentà. Però belle partite, dai. Un sacco di errori, mamma mia. Ah, sotto le gambe. Marco Verratti. La gioca sulla destra. Di Maria. Viene dal pallone. Ecco Verratti. Mbappé. Oh. Ovvia, l'85esimo, doppietta con stile. Oh. Finalmente. Se riesce, forse, a portare a casa un'altra vittoria. Dopo la sconfitta, una vittoria. Giusto, ragazzi, posto sia vittorie che sconfitte. A me non è un problema. Più video si vedono e più giocate, più... All'85esimo. Gol determinante. Adesso non porta male, la situazione. Quadrado prova a darla profonda nello spazio. Vogliono recuperare lo svantaggio, ma non possono farsi prendere dalla frenesia. Devono giocare con la testa e non sprecare più niente. Bravissimo. La difesa deve interpretare questa azione come un campanello d'allarme ed evitare che succeda di nuovo, tenendo alta la concentrazione. Passaggio splendido, una chance. C'era fuori gioco. C'era. Ok. L'arbitro dichiara che è arrivato. Sono riuscito a vincere con tanta fatica. Però se vinci, ti vorrei avessi. Andiamo avanti, vediamo un po' che società di punteggi e poi ci salutiamo. Ok. Consiglio minimo, vittorie minime 2. Ok, 1 su 2. Questo sa. Ok. Allora, io ovviamente farò un'altra partita, ma non la posterò ovviamente, perché voglio vedere se faccio 2 su 2 e becco altri 10.000 GP. Ce n'ho già 10.000, quindi vediamo. Io ragazzi vi saluto, se vi è piaciuto il video come sempre mettete un like, iscrivetevi al canale, e vedo che comunque qualcuno accetta l'iscrizione, cioè il mio consiglio, e andate a fare una cappatina sul canale Twitch dove il faccione sarà in live almeno 3 volte a settimana, lunedì, mercoledì e venerdì, e quando ci riesco ovviamente. Un saluto, ciao!